Incontri, laboratori e focus sul mondo del lavoro. Incontri, laboratori e focus sul mondo del lavoro. Tutto questo è Job Edition 2.0 presso il centro commerciale Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta. Riflettori puntati su una 3 giorni dal 23 al 25 marzo dedicata a chi è in cerca di occupazione e di nuove opportunità. Si parte da un dato preoccupante, quello emerso dalla recente indagine Istat sul tasso di disoccupazione giovanile in Puglia che si attesta al 49,6%. Ieri l'inaugurazione con l'apertura dei desk e la presentazione dell'iniziativa, protagonisti della mattinata, i ragazzi di due istituti pugliesi, l'ITE Giordani di Monte Sant'Angelo e l'ITIS Galileo Ferraris di Molfetta. L'aspetto più bello è la novità, ecco, uscire un po' fuori dagli schemi normali di tutti i giorni e del vedere la scuola come un fatto settoriale. Questo, diciamo, è l'aspetto che per me è fondamentale, che i ragazzi cominciano a capire che la scuola non è qualcosa di diverso da fuori. Un altro indicatore che preoccupa è la voce relativa ai giovani pugliesi, troppi tra i 15 e i 34 anni, che dichiarano di voler trovare un lavoro ma che hanno smesso di cercarlo nel 2016. Loro sono il 35%, un aumento del 4% rispetto al 2015. E dunque, quali le aspettative dei ragazzi? La mia prima esperienza che mi approccio, in realtà mi aspetto che mi introduca al mondo del lavoro come fare qualcosa praticamente, perché la scuola è molto teoria e non ne abbiamo modo di fare esperienze tranne quando abbiamo nelle ore di laboratorio. Infatti io vengo dall'istituto ISS del Ferraris, che è industriale, e nelle ore di laboratorio quelle poche volte riusciamo a metterci in mani, perché a scuola purtroppo facciamo solo teoria. Sicuramente sarà molto utile perché parleranno principalmente di lavoro, però anche da un punto di vista scolastico, credo. Per cui soprattutto per chi magari frequenta una scuola tecnica può essere molto, cioè molto utile. Job Edition 6.0, uno strumento in più per gli studenti già alle prese con progetti importanti come quelli dell'alternanza scuola-lavoro. E attualmente partecipo pure a un progetto che è il Project Manager, di cui tratta di costruire dei progetti o siti web, cose varie, e di portarlo poi a loro, che metteranno in confronto con altri gruppi e diranno qual è il migliore e eleggeranno il migliore e avranno un premio. Cioè. Negli stand allestiti per l'occasione, tutti gli interessati potranno partecipare a incontri tematici, laboratori, sostenere colloqui di lavoro individuali, interfacciarsi con professionisti e coach specializzati. Si comincia col depositare il proprio curriculum vitae, per alcuni un'esperienza non nuova. Una volta a scuola, sempre con l'alternanza, è un'attività molto interessante, infatti in futuro ci servirà parecchio. Il Job Edition 6.0 del Grand Shopping Mongolfiera rappresenta quindi ancora una volta una grande opportunità di sviluppo per il territorio pugliese, col quale il feeling è sempre più stretto e proficuo. L'offerta però è sempre nuova e devo dire che aumentano sempre di più il coinvolgimento delle agenzie per il lavoro e delle aziende interessate a trovare all'interno del centro commerciale un momento di incontro con quella che è la richiesta di lavoro, appunto. Sono stati tanti anche i punti vendita presenti in galleria a presentarci dei profili di cui hanno bisogno, le agenzie per il lavoro, appunto, e all'interno di quello che è, di quella che è l'offerta del lavoro ci saranno anche tanti laboratori e focus per affrontare quello che è il mondo del lavoro e soprattutto dare agli studenti delle scuole coinvolti un'offerta appunto formativa completa sia per aiutarli ad affacciarsi al mondo del lavoro sia per conoscere alcune di quelle che sono le dinamiche. E a Pulsano il progetto Povero e Buono per valorizzare un consumo sostenibile del prodotto della pesca. Povero e buono, un connubio preso a